Nel senso, facciamo finta, dai. Allora ci siamo, 1, 2, 3. Stiamo tagliando il nastro. Perfetto. Anche voi in questo momento siete in un palazzo di Palo del Colle abbandonato da 20 anni. Sono proprio il simbolo dell'incuria, della sciatteria, del degrado. Per piacere, cari sindaci, non regalateli al circuito commerciale, non fate che nasca un nuovo ipermercato, perché siamo già, come posso dire, assediati dal mondo market. Abbiamo bisogno non soltanto di ipermercati, abbiamo bisogno anche di cinema, di teatri, di luoghi di socialità, di luoghi in cui il talento venga stimolato, in cui la socialità venga coltivata come un valore fondamentale. Quello di Palo del Colle è il 151esimo immobile ristrutturato, riqualificato e consegnato ai giovani e ai cittadini di questa bellissima cittadina della provincia di Bari. Cioè in 151 comuni, e oggi anche a Palo del Colle, consentiremo a un'amministrazione comunale di poter presentare ai propri cittadini un luogo attrezzato, un luogo in cui si possa sperimentare anche un lavoro nuovo, un lavoro legato all'economia della creatività, all'economia della conoscenza, un luogo che sia un contenitore di cultura, di musica, di cinema, di teatro. E così rigenera, nasce anche a Palo del Colle. Sono molto contento che sia festa anche per Palo del Colle e che sia festa della cultura, cioè del buon vivere, cioè dell'intelligenza collettiva. Tanti auguri. Quindi, sindaco, è vero, l'avete concepito come uno spazio culturale. Alziamo l'asticella. Se diventa un luogo dove le associazioni si devono stare, secondo me rischiamo di perdere un po' l'occasione. Sì, c'è anche bisogno di questo. C'è anche bisogno di spazi di socialità, intendiamoci. Ma la vera scommessa è capire che dentro questa generazione ci sono talenti che hanno a che fare, la dico così, ne usciamo dalla fase di crisi nella quale anche noi siamo piombati solo se aguzziamo l'ingegno, perché nel momento di difficoltà bisogna aguzzare l'ingegno, farsi venire le, e capiamo che cosa si può fare con le risorse che abbiamo, con quello che abbiamo, che cosa si può fare con quello che abbiamo. Le cose più interessanti in Puglia che stanno accadendo grazie a questo movimento. Si aguzza l'ingegno su una risorsa che magari abbiamo sotto i nostri occhi e non vediamo più. E la cosa che non vediamo più, per esempio, sono i talenti di questi ragazzi. Non li vediamo più. È una generazione che è diventata invisibile ai nostri occhi, non perché non c'è, ma perché noi non li vediamo. Vi sto dicendo che un pezzo dell'economia pugliese che sta nascendo è un'economia di creatività, di talenti, lo diceva il Presidente nel suo messaggio, di conoscenza. Non stiamo dicendo venitevi qui ad intrattenere, ma stiamo dicendo venite qui a costruire percorsi attraverso cui la cultura, cibo dell'anima, possa diventare anche cibo del corpo, possa diventare un'opportunità, una professione, un investimento in termini di competenze e di professionalità. Lo so che mi state guardando tutti quanti con uno sguardo un po' strano di questo che sta dicendo. Io vi faccio solo notare che in questo momento quello che sta facendo ridere l'Italia, va bene, con incassi svenevoli, è un giovane talento, diciamo, Palo del Colle, Cacuzzo, va bene? Cioè qui in Puglia stiamo dimostrando che questi talenti possono produrre un fenomeno economicamente, occupazionalmente, dal punto di vista industriale rilevante. Stiamo parlando di cos'è, allora non un laboratorio culturale, non un contenitore culturale, non c'è nulla da contenere, c'è da far esplodere, va bene, un detonatore culturale mi piacerebbe immaginare dentro questo spazio. Chiamate i giovani di Palo e fateli esplodere.
fate che questo sia un luogo dove ciascuno possa sperimentare se stesso e nella misura in cui sperimenta se stesso scopre il proprio talento, quello che sa fare e quello che non sa fare. Un detonatore culturale, non un contenitore culturale, ha detto l'assessore Minervini. Sei pronto a far esplodere i giovani di Palo? Pronto sì. Abbiamo la giusta energia noi di Itaca, abbiamo il giusto entusiasmo, sì, cercheremo di farlo. Ti aspettavi tutta questa partecipazione stasera? Speravo una partecipazione, sì, poi a un certo punto abbiamo iniziato a credere che ci potesse essere e c'è stata. E speriamo ora alle 21 il concerto. Quindi ora inizi a crederci, inizi a realizzare. Sì, abbiamo seminato il primo paletto, andiamo avanti ora. So che lei ha allestito, sì, ho allestito questo laboratorio. Cos'è significato per lei? Io lo faccio per passione, l'ho fatto anche a Bari, c'è anche a Bari un laboratorio come questo, anche più grande. E siccome io lavoro con il materiale di recupero, cerco di dare vita a materiali che solitamente vanno buttati via, gli do una seconda chance, gli do valore e li rimetto in vita, gli do la possibilità di vivere ancora. Rigenera, certo. E questo è uno di quelli, nel senso che da filo di ferro, che è un materiale povero che solitamente si butta via, riesco a realizzare qualcosa. In questo caso ho realizzato un aprilibro, che con una sola mano tu riesci a tenere il libro in mano. E lo si realizza con pochissimo. Poi ho visto che utilizza molto anche il cartone, no? Cartone, legno, sedioline buttate via che le rivitalizzo e faccio diventare oggetti d'arte. Delle grucce. Queste qui sono delle grucce, che delle lavanderie, che solitamente vanno buttate. Invece di buttarle via, realizzo qualcosa che può essere utile, come questi qua. Possono essere poggiati così. Fantastico, grazie mille. Di niente, grazie a voi. Da giovane pugliese bitontina, sì, e da artista, cosa ne pensi di un contenitore culturale del genere? Che bellissimo, davvero, è bellissimo, coloratissimo, pieno di gente, funzionale, tutte le sale sono distribuite in maniera fantastica, è bello, come se fosse mio, non lo so, è di tutti, è bello, uno spazio. Un detonatore culturale l'ha definito l'assessore Minervini, un detonatore culturale, qualcosa che possa far esplodere. Voi artisti avete in mente già qualcosa? Allora, quando si aprono questi spazi, si aprono anche, si apre la nostra mente e immaginiamo sempre che, niente, io sono arrivata adesso, ho visto quel piccolo palcoscenico, ho detto che bello, è una cosa stupenda. E, sì, si immagina sempre di fare delle cose quando si vedono questi spazi, fatti poi ovviamente con tanto entusiasmo da ragazzi giovani, ricordiamolo questo, giovanissimi. Quindi il futuro è qui a Rigenera. In bocca al lupo.